Il Consiglio regionale Enza Emilia-Romagna vuole aggiornarvi sull'ultimo DPCM entrato in vigore. Sarà valido dal 26 ottobre al 24 novembre. Guardiamolo insieme. Bar e ristoranti. Le attività dei servizi di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino fino alle 18. Resta invece consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, situate lungo le autostrade, negli ospedali o negli aeroporti e con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite le attività delle mense e del catering, continua su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti alle condizioni in cui al periodo precedente. Raccomandato non spostarsi se non per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o soffrire di servizi non sospesi. Scuola. L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, dalla materna, elementari e medie, e per i servizi educativi per l'infanzia, continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno una didattica a distanza pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale. Stop a palestre e piscine. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana. Cinema e teatri. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Discoteche. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sale giochi. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Fiere e congressi. Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Chiusura di strade e piazze. Dalle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Ingressi flessibili nelle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. Competizioni sportive. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato, salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Stop a concorsi pubblici e privati. Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e privati, ad esclusione dei casi in cui avvenga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e o in maniera telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e quelli della protezione civile. Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validi dal Comitato Tecnico Scientifico. Mascherina raccomandata in casa tra non conviventi. Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sarebbe raccomandato inoltre non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Ingressi contingentati nei locali pubblici. È fatto obbligo nei locali pubblici aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
stop a parchi divertimenti. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza, predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.